Queste gruppo? Mamme paurose. Le mamme paurose allora le facciamo sedere avanti. Sì. Eccola. Sedere della banda. Occhi di là, uno meglio di là. Posso avere un altro? Siamo troppi poi. No, c'è un altro posto. No, non per niente. Mi raccomando Giovanni, torna intero, eh. Hai capito? Torna intero. Divertiti, fai delle ottime riprese per il nostro canale televisivo.
La mamma in elicottero, insomma. Sì. Ti sei emozionato nel vedere la mamma in elicottero? Sì. Eh? Sì. Ha vissuto la tua stessa esperienza? Sì. Eh? Com'è stata questa esperienza? Ancora sta tremando la mamma. Sì? Sì. Beh, mai vista dall'alto la città, sì. È stupenda, sì. Un'emozione forte, sì. Ancora mi gira la testa. Io che ho paura dell'aereo, figuratevi. È stata una gamma, bella esperienza. Sì. Mamma. Il cuore la mamma, hai visto? Non ti preoccupare che è già passato. Tu come stai? Ebbene. Mamma ancora. Lui vuole ritrovare, ma a casa mammina, vieni, mamma me vuole la ritrovare, fa ritrovare, mammina, lui. No, è stata l'emozione. Allora, dottore, che emozione ha provato? No, l'emozione è bellissima. Questo è un progetto, che un sogno da realizzare. Penso che sia la realtà. Uno che non ha mai andato su un elicottero è qualcosa di da provare, di splendido, meraviglioso. Un'iniziativa bella, certo, spettacolare. Sì. Meno male che interessante, c'è è pronta, secondo me, a essere ripetuta a tutte le zone. Allora, che esperienza? Bellissima. Bellissima. Bella, la rifaresti? Sì, sì, non è la prima volta che l'ho fatta. Però sei emozionata, sì. Un po'. Sempre. Un po'. Molto bella vederla dall'alto. La fiera poi abbiamo visto tutto quanto, meraviglioso. Sì, qualcosa di diverso, una Cosenza diversa. Sì, una Cosenza diversa vista dall'alto. Più bella. Molto.